Allora, buongiorno a tutti. Abbiamo convocato questa rapidissima conferenza stampa semplicemente per porre all'attenzione e raccontare il lavoro che si è insediato oggi qui alla Presidenza del Consiglio e per porre fortemente come comunicazione che il tema della casa, nella sua complessità, è una delle priorità fondamentali che il Governo vuole affrontare nei prossimi mesi. Lo ha già fatto con il decreto che oggi è in questo momento è in conversione alla Camera dei Deputati e che passerà poi al Senato. È un decreto che deve essere convertito entro il 30 ottobre e che quindi diventerà anche in alcuni suoi elementi immediatamente attuativo nei giorni successivi, ma ritiene che i contenuti di quel decreto, mi riferisco in particolare al piano casa, non alla questione dell'abolizione dell'IMU della prima rata dell'IMU sulla prima casa, quindi alla seconda parte di quel decreto, è solo un primo segnale che deve essere accelerato e implementato. Come? La riunione, il tavolo che si è insediato oggi è costituito dal Governo attraverso la presenza di quattro ministeri che sono per la Presidenza del Consiglio fondamentali. Innanzitutto il Ministero degli Interni, perché è evidente a tutti che le implicazioni, se non si affronta questo tema complessivamente sul territorio nazionale, anche da un punto di vista sociale, del conflitto e delle ripercussioni che potrebbe avere, sono sotto gli occhi di tutti. Dal Ministero dell'Integrazione, perché è un'evidenza altrettanto che il problema della casa si apre e si amplia anche con i fenomeni di integrazione a cui noi dobbiamo assistere e intervenire nel nostro territorio. Dal Ministero delle Regioni, perché la materia è assolutamente una materia di competenza di regioni e comuni e in concorrenza con lo Stato, e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, proprio perché la regia e il cuore delle azioni e delle politiche che devono avvenire concordemente con regioni, province e comuni è in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi questi quattro rappresentanti del Governo comuni e regioni, e in particolare ovviamente in questa prima fase abbiamo chiesto di intervenire ai rappresentanti di comuni e regioni che hanno drammaticamente il problema, quindi sono le grandi aree metropolitane e i comuni con alta densità abitativa, e non a caso qui c'è in questo caso l'assessore alla casa del Comune di Roma e l'assessore alla casa della Regione Lazio, in rappresentanza ovviamente di queste tipologie. Quindi questa è la prima. Dove arriverà questo lavoro, che dovrà essere rapidissimo? Il Ministro Delrio convocherà una conferenza straordinaria entro la fine del mese di ottobre, conferenza unificata, questa volta a tutti i livelli, quindi regioni, province e comuni, e Stato. In questa conferenza straordinaria dovranno essere portati i contenuti, perché le prime sentinelle sul territorio non possono essere che altro che i comuni e le regioni, e le province dovranno essere riportate proposte concrete da affrontare insieme a quel tavolo, da cui deriveranno anche provvedimenti concordati insieme, eventuali provvedimenti legislativi laddove si ritenesse ovviamente necessario. E questo è per quanto riguarda non il futuro lontano, ma il futuro immediato. Quindi entro la fine dell'anno, dopo il primo decreto che abbiamo fatto sul piano casa, vorremmo individuare un nuovo strumento che individueremo insieme in questa conferenza unificata per dare un segnale forte e specifico sul tema casa nel suo complesso. Tema, e concludo, che
è stato già affrontato nei suoi elementi portanti dal decreto del 102-2013, cioè quello appunto di fine agosto. Perché? Perché in quel decreto la prima grande novità, e su questo abbiamo chiesto, siccome dobbiamo fare un decreto attuativo interministeriale, Ministero delle Infrastrutture e Ministero dell'Economia in accordo con la conferenza Stato-Regioni, si introduce una categoria che fino ad oggi non c'era mai stata nel nostro Paese, quella della morosità incolpevole. Noi vorremmo affrontare questo tema drammatico che ci è segnalato da tutti i comuni e da tutte le regioni in un modo nuovo. Qual è il modo nuovo? Non semplicemente solo con il modo tradizionale, proroga degli sfratti, ma innanzitutto con un modo che affronti la questione nel merito. Qual è la ragione per cui sta aumentando il 90% della nuova morosità è determinata da persone che hanno sempre pagato l'affitto, ma che hanno perso il lavoro e quindi si trovano nell'impossibilità di pagare l'affitto. Allora, il decreto introduce la categoria della morosità incolpevole e istituisce sin da subito un fondo di 40 milioni di euro, 60 milioni, adesso tra l'altro ci sta lavorando anche il Parlamento, lo sta aumentando, proprio da mettere a disposizione nelle modalità che si concorderanno immediatamente a disposizione per queste tipologie. Abbiamo implementato il tradizionale fondo affitto, che era arrivato a zero, nel senso che era nel 1999 era addirittura 200 milioni di euro. Purtroppo sì, era ormai esaurito e adesso addirittura nel passaggio parlamentare è stato, con un emendamento approvato dalla Commissione Bilancio, è stato portato a 100 milioni di euro. Noi, il governo aveva proposto nel decreto 60, è arrivato a 100 milioni di euro. Abbiamo insieme con il ministro Chienci individuato, quindi affrontato il tema dell'affitto. In quel decreto c'è anche il tema della cedolare secca che viene ridotta proprio per permettere di porre in affitto le case, di rimetterle sul mercato con una cedolare molto agevolata. Abbiamo poi affrontato il tema ovviamente dell'acquisto della prima casa e della difesa delle fasce deboli che hanno contratto mutui e che si sono improvvisamente trovati per condizioni appunto di perdita del lavoro a non poter pagare le rate del mutuo. Quindi è stato rimpinguato il fondo per aiutare, slittare le rate, posticipare le rate e aiutare e a pagare con questo fondo gli interessi che questo slittamento delle rate da parte delle famiglie per la prima casa avviene. E infine abbiamo reintrodotto un mutuo con il ministro Chienz, che ha sollecitato fortemente questo, un fondo per l'acquisto di prima casa, non solo per le giovani coppie, ma anche per una nuova categoria che si era individuata, che era quella dei, tra virgolette, lavoratori atipici, cioè quelli che hanno contratti a tempo determinato. Il quadro complessivo si era completato in questo primo disegno con la Cassa Depositi e Prestiti, che metteva a disposizione 2 miliardi di euro al sistema bancario per acquisto prima casa e ristrutturazione casa, 2 miliardi di euro per l'housing sociale. Questo era il primo pezzo del percorso che noi riteniamo essere un primo pezzo che deve invece rapidamente accelerare e proseguire. Questa è la comunicazione che volevamo dare. Noi riteniamo la Presidenza del Consiglio intera, non a caso abbiamo fatto qui l'incontro e non al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché la Presidenza del Consiglio ritiene che si debba essere uno sforzo molto forte, concordato con enti locali, per dare un ulteriore segnale entro la fine dell'anno, perché questa questione emergenziale deve essere affrontata anche con strumenti innovativi. Quindi, questa era la comunicazione, se ci sono qui i miei colleghi ovviamente se vogliono integrare o aggiungere o se ci sono delle domande io sono a disposizione. Va bene, grazie di cuore. Se gli assessori dipende dal... prego, ci mancherebbe altro. Io...
Siria. Era semplicemente se c'è una domanda. Comunque direi una battuta velocissima ai due. Sì, in realtà credo che sia stata molto importante questa grande disponibilità appunto del governo a trattare su un tema che è molto delicato per la nostra regione e per la nostra città. Stiamo cercando di affrontare già da tempo interlocuzioni e piani di emergenza. Come diceva il Ministro, occorrono strumenti nuovi rispetto a un tema assolutamente diverso da quello che si è mosso negli anni precedenti, e su questo stiamo ragionando. La vicinanza anche del governo ci aiuta e ci dà conforto rispetto a una missione così consistente. Comune di Roma, c'è anche il vice sindaco, no? Sì, anch'io, come dire, ho salutato positivamente, saluto positivamente questo primo step di un percorso che andrà avanti nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi. La sede scelta dal Ministro e dai Ministri, diciamo, di oggi testimonia un impegno prioritario del Governo sul tema della casa. Noi abbiamo posto tra le diverse questioni il tema dolente degli sfratti per morosità incolpevole, per tante persone che non riescono più a far fronte al pagamento degli affitti. Proseguiamo su questa, come dire, strada. Chiedevamo una sospensione, speriamo che questa sospensione avvenga per consentire alle amministrazioni di poter impostare una politica per la casa. Grazie. Prego. Prego, prego. Dai, vai, se non c'è mica problema, prego. Tanto... Al di là di quello che ha detto, se stava pensando a ulteriori provvedimenti che potrebbero eventualmente trovare spazio nella manovrina entro l'anno, che riguardano la casa. I provvedimenti saranno a seguire della conferenza straordinaria unificata Stato, Regioni, Province e Comuni, nel senso che potremmo avere numerosi strumenti, ma credo che prima ancora che immaginare lo strumento dobbiamo, avendo tracciato oggi insieme i contorni dell'impegno e delle priorità, ricevere, perché come ribadisco secondo me deve essere il provvedimento in cui il governo recepisce le esigenze delle regioni e le implementa e accelera in un disegno complessivo. Quindi non abbiamo escluso nessun provvedimento, nel senso che ci è sembrato importante, dopo aver fatto un decreto per noi molto importante come quello che abbiamo fatto, adesso occorre che insieme individuiamo rapidamente la strada. Ce ne possono essere N e quindi li vedremo insieme, li decideremo insieme nella conferenza unificata. Prego. Ecco, tra queste è possibile che ci sia, per esempio, nell'ambito delle dismissioni immobiliari del patrimonio pubblico, anche un indirizzo verso appunto social housing e iniziative di questo tipo? Mi riferisco appunto per esempio a città come Roma che hanno particolare... Assolutamente sì, nel senso che nel decreto doveva essere inserito anche una norma, un articolo, e anche in Parlamento, nella fase di discussione del Parlamento, è ritornata anche con emendamenti proposti addirittura dal relatore sul tema dell'housing sociale. Abbiamo voluto tirarlo fuori dal decreto non perché non ci crediamo, anzi, crediamo che questo sia il nuovo tema legato non all'espansione del territorio, ma al recupero dell'edificato e dell'esistente in una categoria nuova che è quella che sta avanzando dell'housing sociale con soggetti tipo fondazioni bancarie, tipo mettendo insieme tutti i soggetti pubblici e privati. Abbiamo voluto evitare che il governo facesse questo in un decreto perché ci sembra che debba essere, siccome è materia assolutamente concorrente, ci sembra che debba essere il frutto rapido, non lungo, del confronto con la conferenza Stato-Regioni. Oggi infatti ci siamo dati i compiti, nel senso che i rappresentanti degli enti locali, regioni e comuni, al tavolo sono impegnati a lavorare da qui alla data della convocazione, che deve essere fatta ovviamente dal Ministro Delrio, per presentare documenti tecnici che ci permettano di accelerare. Io suggerisco anche che non c'è solo questo problema, per esempio che riguarda appunto il patrimonio immobiliare, ma anche un altro tema che è sotto gli occhi di tutti, che abbiamo affrontato in una prima parte nel decreto con l'abolizione dell'IMU sull'invenduto, ma che invece può diventare un'opportunità, nel senso che
essendoci una crisi enorme del sistema del mercato edilizio nel nostro paese, magari nel dialogo con l'associazione, per in questo caso l'associazione dei costruttori, potremmo individuare, per questo dicevo, formule nuove e innovative che permettano a un patrimonio privato, in questo caso non pubblico, presente nei nostri territori, oggi invenduto, eventualmente di essere in un dialogo, non è che possiamo pensare di a forme che non appartengono alla cultura di questo governo, di diventare una risorsa aggiuntiva per affrontare, ma sono tutti temi che dovranno essere visti e affrontati da una parte con la società civile, con cui il nostro dialogo è assolutamente aperto, e dall'altra con gli enti locali. Va bene? Grazie. Grazie di cuore.